Ciao, sono Irina. Mi occupo io di questo canale. Il materiale che utilizzo lo prendo dal mio archivio personale. Io sono stata compagna di Paolo Tofani per 7 anni e ho moltissimo da raccontare della vita degli Area, sul palco, fuori palco. Voi pensate che gli Area vale la pena guardare solo ufficiali, sul palco, i concerti? No, io vi dico che mi divertivo tantissimo a osservarli proprio prima del concerto, quando loro facevano le prove, quando andavamo a cena, quando si chiacchierava, quando si parlava del più del meno o del concerto stesso. Quindi non è detto che fossero giusti. Io ho rivoltato il sibemolle. Che panca? Lui la fa in generale. Guarda che l'hai fatto molle. Te, si bemolle. Tu hai fatto no. Gioia e Rivoluzione. No, è in La maggiore. No. Eh sì, nel disco mi sa di sì, perché no, lui comincia proprio con l'arpeggio aperto. Sì, esatto. La Carrozzelli. La sorella. No, è in La. È in La. Cioè parte qui in re, va in là, poi va in sotto. Bravo. Perché lui comincia lui proprio con la chitarra, con la mattina. Non avevo il barretto. Ma quale barretto? Sono tipo da barretto. Ma mi faccia il piacere. Non vuoi tratti somatici, ma non ci faccio. Io pago. Ma io sono tipo da barretto. E poi l'inciso butto la mano. Forse è lo strumentale, forse il suolo. Tu l'hai vista ai confini della realtà? Io ce l'ho tutti. Io sono oltre. Io ce l'ho tutti, 46 DVD. Però sono tutti in inglese. Bellissimo. Se io in mezzo vi lascio da soli voi, se io in mezzo vi lascio da soli in Zerotto Castia, a voi, fai quello che vuoi.
cosa dici? Cerchiamo comunque di dare sempre delle dinamiche, dei crescendi, dei calanti, portare le cose, anche fermarci. Sì, magari mi fermo, respiro un po', che fate voi questa cosa. Ma questo è un criterio, criterio generale. No, no, perché se no magari diventa tutto quanto malocone, no? Magari tu puoi anche... Sì, no, ma infatti ha ragione Patrizio, le dinamiche, è bello. Ascoltiamoci e assecondiamoci, cioè se vedi che non prende l'iniziativa, spinge, se senti che si torna giù, si va a cercare delle cose, chiaro, chiaro. Cioè facciamo floating. Senta, ma guardi, cioè giovanottino. Senta, che è bella caci questa. Chi è il paparazzo? Paparazzi. Gli dei se ne vanno, gli arrabbiati restano. Yaria! Questo brano è una parte iniziale di una suite che ho scritto qualche tempo fa, la Tricanta Suite, che dura, questa è una piccola frazione, normalmente dura 48 ore, cioè adesso l'ho fatta un po' più corta perché ho avuto pietà di voi. Grazie. Ma la cosa, prego. La cosa, bene, grazie, prego, bene, grazie. Il fatto è che la cosa interessante di questo, di questa prima, questo lavoro che ho fatto con questo strumento, uno strumento che è particolarmente interessante, che è la tricantavina, è uno strumento che nell'andare del tempo, durante tutti i miei viaggi in India, l'analisi sulle mie incertezze, fragilità e desideri, sono riuscito a costruire man mano con molti esperimenti che ho fatto in India, ho fatto in America, poi finalmente siamo riusciti a realizzarla con un gruppo di amici a Cremona. Quindi è uno strumento che viene fatto in Italia, cioè però ha una sua conformazione molto interessante. I tre manici, avete visto, hanno dei suoni completamente diversi, cioè Ojwari, cioè quella risonanza tipica degli strumenti indiani nel manico centrale, poi ci sono le corde di risonanza in alto e poi ci sono le corde che servono per fare gli arpeggiati nella parte più bassa. Quindi è uno strumento che è combinato sia nella dimensione acustica, poi combinato con la realtà, cioè Paolo Tofani è così, no? Cioè ci sono, adesso c'è un altro personaggio che è entrato nella scena della realtà della mia vita che si chiama Krishna Prema, e allora questi due personaggi ogni tanto si accavallano, si giocano tra di loro. Quindi nella dimensione di Paolo Tofani, ovviamente questa dimensione della ricerca è rimasta nonostante i miei 30 anni di vita in posti meravigliosi, e Krishna Prema ovviamente anche lui si è adattato, però ha portato qualcosa, anche lui una consapevolezza diversa. Quindi questo strumento è ancora in una fase di studio, no? Perché non si finisce mai di imparare, no? E allora spero che vi sia piaciuto il suono, sia dal punto di vista
dell'aspetto acustico e anche poi della così, la ricerca che sarà sviluppata nei prossimi 30 anni, immagino, eccetera. Tanto noi ci vediamo ogni 30 anni, no? Cioè, quindi i prossimi 30 anni io ne avrò 99, quindi, cioè, allora voi sarete presenti. L'idea di presentare gli area, cioè quello che rimane degli area, cioè con la, è proprio questa, non solo quella di venire qui, suonare luglio, agosto, settembre, nero e andare via, San Patrizio, tu mi, ma proprio di anche far vedere, far capire a voi, a noi stessi, anche per avere delle conferme, che in questo periodo in cui siamo stati lontani per vicissitudini che hanno a che fare con la realtà della vita, abbiamo continuato a lavorare, quindi è bello introdurre i lavori che abbiamo fatto a livello singolo, in modo da dare a voi una, così, una visione più ampia di quello che poteva essere o poteva sembrare un qualcosa di statico, ibernato nella dimensione degli area. Gli area erano qualcosa, avete visto nel filmato, sì. Tante persone hanno detto tante cose a proposito degli area, però gli area ci sono anche gli individui degli area e loro, al di là del cliché di quel momento che era fantastico, era stupendo, c'erano tutte le motivazioni di base a livello culturale, sociale per poter stimolare la creatività, queste persone sono persone e quindi hanno continuato a lavorare e quindi mi sembrava giusto che in questa uscita del dopo area, di questi superstiti degli area, gioco di parole, in qualche modo si potesse dare spazio anche a ciò che noi abbiamo vissuto in questo periodo in cui non ci siamo incontrati. Quindi il concetto sarà in questo modo. Adesso partiremo con qualcosa che mi fonderò con Fariselli, poi Fariselli rimarrà da solo, arriverà Ares, poi Ares rimarrà da solo, poi rientro io e poi alla fine andiamo tutti a dormire, cioè, che ne dite, cioè, va bene? Quindi, no, io sto scherzando, anzi non sto scherzando, non serve. Quindi allora adesso Fariselli cosa vuol dire qualcosa? Cioè, vado. Allora, questo pezzo è un altro pezzo, cioè è un pezzo che inizio io di nuovo, questa volta prendo la chitarra elettrica, che è molto tempo che non suono la chitarra elettrica, mi piace, ma adesso proprio perché c'è questa opportunità di fare questi esercizi, no, questi lavori con i vecchi compagni di gioco, cioè allora ho cercato di provare a costruire una tricanta elettrica, sarà fantastica, con tre manici, però completamente elettrica, quindi da sfruttare le armoniche dei suoni molto rapidi, eccetera, eccetera. Quindi questo sarà il futuro. E adesso allora andiamo a lavorare con questo pezzo. E così, il repertorio è questo, sì, certo. Thank you.
Thank you.